Bentornati a tutti con un nuovo video sul canale. L'altro giorno abbiamo preparato dei pancake salati. Noi ovviamente da buon amante della zucca non potevamo farcela mancare. Sotto forma di crema ovviamente. Il tempo che avevamo a disposizione era davvero poco, infatti per fare questa ricetta non abbiamo nemmeno usato il frullatore, anzi abbiamo fatto tutto in un'unica padella. Partiamo da 500 g di zucca che andremo a tagliare a cubetti. Mettete una padella sul fuoco e aggiungete un filo d'olio. Mettete la zucca in padella e conditela con sale, pepe ed erba cipollina. Lasciatela cuocere a fiamma alta per 2-3 minuti e aggiungete 2 mestoli d'acqua. Dopo all'incirca 10 minuti questo qua è il risultato. La zucca sarà morbidissima. Noi abbiamo aggiunto anche dello stracchino per dare della cremosità in più. Quando la zucca risulterà morbida, schiacciate tutto il composto con il dorso di un cucchiaio. Continuate a schiacciare la zucca fin quando non raggiungerà la consistenza da voi desiderata. Potete utilizzare questa crema sia come accompagnamento per una proteina che come condimento per la vostra pasta. Dopo 3-4 minuti di cottura a fiamma bassa, la nostra crema sarà pronta. A fuoco spento aggiungiamo anche del parmigiano reggiano. Mescoliamo per un'ultima volta e la nostra crema di zucca sarà pronta. Impiattate la crema di zucca e decorate con dell'erba cipollina. Se la ricetta vi è piaciuta, iscrivetevi al canale!